Sono Presidente Marchesini e naturalmente con tutti i presenti saluto il Presidente Colombo dell'Iran e gli amici del Ministero dell'Agricoltura presenti. Purtroppo non sono lì con voi, ma ci tenevo a portarvi un messaggio, un saluto a tutta l'associazione. È un momento di grande importanza quello che stiamo vivendo, cambiamenti epocali a livello europeo. Sapete che il dibattito sulla riforma della politica agricola comune è oramai entrato nel vivo. Noi voteremo nella Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo il 25 maggio il rapporto DES, che prende il nome dal deputato tedesco che lo ha redatto, ma che coinvolge, come sapete, tutta la Commissione Agricoltura. Ci sarà un voto, io mi auguro, largo, molto largo tra i presenti. Quindi è un voto importante perché segnerà un po' gli orientamenti che la Commissione, che mi onoro di presiedere, vuole dare intorno alla futura politica agricola comune. Una politica che dovrà servire sempre di più a dare le risposte alle grandi sfide che l'agricoltura è chiamata ad affrontare, non soltanto quindi problemi legati alla tutela e alla difesa del reddito degli agricoltori, che rimane naturalmente il nostro principale obiettivo, ma oggi i temi e i problemi che affronta l'agricoltura sono problemi epocali che riguardano tutti i 500 milioni di cittadini europei. Siamo entrati in un'era di scarsità, non abbiamo più i problemi dei surplus produttivi dei decenni passati. Oramai la volatilità dei prezzi, questa instabilità del mercato è figlia di una domanda crescente a livello mondiale che supera di molto l'offerta, e quindi una crescita di una instabilità che provoca tensioni dei prezzi, che provoca difficoltà del mondo agricolo a gestire questa instabilità. Però certamente il futuro è fatto di una necessario incremento della produzione e del potenziale agricolo europeo. Su questo voi come aziende sementiere siete chiamati a dare un contributo importante, perché dobbiamo mettere a punto innovazioni dal punto di vista genetico. Io mi auguro che in futuro l'Europa possa avere un atteggiamento meno orientato all'ideologia e più orientato all'approccio scientifico in materia di biotecnologie, perché certamente sono importanti i passi avanti che la ricerca sta facendo in questo campo, e non può l'Europa rimanere fuori da un contesto internazionale che sempre più vede importanti paesi investire in queste importantissime nuove tecnologie della genetica. Penso ai 40 miliardi di dollari che ha investito la Cina, penso a quello che fa in Nord America, l'Australia, il mondo intero. E quindi voi avete un compito importantissimo: mettere a punto varietà che resistino, che possano resistere agli stress idrici, che possano resistere e coltivarsi in terreni aridi, problemi legati alle malattie. E quindi sempre di più l'innovazione sarà chiamata a dare risposte ai futuri problemi di scarsità che il mondo e l'Europa dovrà affrontare. Ecco, di queste cose vi avrei voluto parlare oggi, vi avrei voluto dire un po' gli orientamenti che sta prendendo corpo questo rapporto DES nella Commissione Agricoltura, ma una cosa vi posso dire già da oggi: sicuramente le risorse della politica agricola comune continueranno ad esserci anche dopo il 2013, sì, probabilmente potrà esserci qualche taglio o qualche riduzione del bilancio, ma certamente continuerà ad esserci una politica agricola comune forte e che darà un contributo importante alla crescita del potenziale agricolo europeo. Vero importantissimo tema questo della sicurezza alimentare, della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, che ci deve impegnare tutti, perché in gioco c'è la risposta a una domanda crescente di cibo di fronte ad un potenziale che deve poter sfruttare, e naturalmente anche conservandone le risorse, suolo e acqua in particolare, ma che possa sfruttare al massimo tutto ciò che l'innovazione, che la ricerca mette in campo. Grazie ancora Presidente Marchesini, grazie a tutti i presenti, e chiedervi nuovamente scusa per la mia assenza. Vi auguro davvero un buon lavoro e un arrivederci a presto. Grazie a tutti. Grazie Presidente.